I colori si scelgono da piccolo e poi si conservano. E la cosa più insopportabile è quella di chi dice di essere qualcosa di diverso da quello che è per guadagnare consenso. E in questo caso mi sembra evidente. Ma la cosa ancora più insopportabile è la doppia morale di questa gente, è la doppia morale della sinistra, è la doppia morale del PD. Perché se c'è un leghista che fa qualche cosa, 30 euro, 100 euro, l'abbiamo visto i consiglieri regionali, viene crocifisso, è un delinquente, bisogna metterlo in galera. Se sono loro a farlo 10, 100, 1000 volte più grave, ah vabbè sì, è in buona fede. Questa doppia morale significa una sola cosa, razzismo. Questa è una vera forma di razzismo moderno nei confronti nostri. E noi dobbiamo ribellarci. Dobbiamo ribellarci. Lui avrà modo di spiegare, di difendersi, ma la cosa insopportabile è questo atteggiamento della sinistra, per cui a loro è concesso tutto e noi siamo colpevoli anche solo perché professiamo le nostre idee. Si è visto con gli indipendentisti veneti, messi in galera per le opinioni espresse, per le cose dette. Questo è insopportabile. E noi qui in Lombardia, a Bergamo e non solo, dobbiamo affermare questo principio, che le persone oneste devono essere chiamate a governare, non i disonesti. Non mi riferisco solo alle accuse che gli vengono rivolte a Gori di aver violato la legge, ma la disonestà è prima di tutto un atteggiamento culturale, mentale. Io sono disonesto se sono un bugiardo, se non ammetto di avere sbagliato. Avesse detto: ho sbagliato, in buona fede, ma ho sbagliato e sono pronto a pagare le conseguenze. Bene, ok, si può anche sbagliare. C'è uno solo che non sbaglia mai, che è il presidente di quella regione lì, della Lombardia, come si chiama, ma non ricordo come si chiama, ma si può sbagliare. E la cosa più difficile per un politico è riconoscere gli errori, riconoscere di aver commesso un errore. Ci vuole coraggio, ma è apprezzabile se uno riconosce di aver sbagliato, perché ha questo atteggiamento di onestà. Siamo tutti umani, persone normali, ma chi viene chiamato a governare i cittadini, a spendere i soldi pubblici e fa e tiene questo atteggiamento di disonestà intellettuale e culturale, è uno di cui non ci si può fidare.